Allora, attenzione, stavamo parlando di inerzia e ora io vorrei continuare naturalmente la diciamo nostra lezione continuando ad approfondire qualcos'altro che riguarda l'inerzia. Il primo principio della dinamica, il principio di inerzia, che dice appunto che un corpo è fermo oppure prosegue di moto rettilineo uniforme a meno che non intervengano delle forze esterne. Esatto, ma che sta succedendo qui alla Lavagna? Mi scusi, ma lei che sta facendo? Mi perdoni. Prego, sto facendo. Ma lei che ci fa qui? Questa è più o meno l'ora mia, io faccio le domande, visto che tutta la puntata. Gigi D'Azzullo! No, visto che tutta la puntata è sull'inerzia, allora io le chiedo, ti chiedo, se la vita è inerzia o l'inerzia aiuta a vivere meglio. Adoro, e aspettavo questa domanda. Grande Gigi, grazie. Allora, perfetto, accomodiamoci, perfetto ragazzi. La risposta la do. Intanto, ecco, io penso che l'inerzia aiuti a vivere. Perché ogni volta che affrontiamo delle situazioni che ci bloccano, siamo noi che dobbiamo uscire fuori. E dobbiamo proseguire. Accomodiamoci. Grazie. E grazie. Complimenti, ho seguito tutto. Grazie. Ho seguito tutto quello che avete fatto finora. Posso raccontarti che io ho sempre scelto la filosofia al liceo classico. E quando c'era l'ora di matematica, in particolar modo nella ultima storia del mio percorso, uscivo quando entravo alla professoressa di matematica. Poi mi sono iscritto a medicina e poi mi sono laureato in medicina all'Università di Pisa e non volevo fare ovviamente l'esame di fisica, invece lo dovetti fare per forza perché non c'era il piano di studi. Io il primo esame che ho fatto per la facoltà di medicina è stata la fisica ed è stato un esame dove io ho preso 25-26 e da allora l'unica cosa che ricordo è che quando un corpo caldo è vicino ad un corpo freddo si crea il cosiddetto equilibrio termico, è così? È giusto Gigi, e tra l'altro questa cosa così semplice descritta da te, l'equilibrio termico governa l'universo, tutti gli oggetti si devono portare alla stessa temperatura, questo succede sempre e continuamente, e sai che cosa, da cosa ce ne accorgiamo? Il tempo, lo scorrere del tempo, l'invecchiamento, le stelle che finiscono il carburante e poi muoiono, l'evoluzione, il cambiamento, quindi in realtà quello è un concetto importantissimo. Comunque ho capito anche stasera, ma l'avevo già capito all'epoca, che poi in effetti tra la fisica e la filosofia c'è un nesso. La fisica sembrerebbe qualcosa di distaccato e di freddo e la filosofia qualcosa che più ti avvince, ti affascina. Invece non è così, perché anche la fisica ha un non so che di filosofico e viceversa. Tra l'altro il pensiero della fisica, come piace dirlo, nasce prima della fisica, i primi scienziati sono stati pensatori, pensiamo all'antica Grecia, no? Loro immaginavano il cosmo, l'universo, non facevano l'esperimento, ma provavano a capire che cos'era il fuoco, la terra, le tensioni, l'andare verso il basso, verso l'alto, quindi il pensiero che ha cominciato a dare il via alla scienza. E posso dirti un fun fact mio personale, io mi sono avvicinato alla scienza grazie alla mia professoressa di filosofia. Io la ricordo, la mia professoressa di filosofia era comunista e si chiamava Flora Petrillo e ci ricordava tutte le storie per quanto riguarda i filosofi. È stata una di quelle professoresse, lo dicevate anche prima, che ci ha fatto avvicinare a noi giovani studenti all'amore nei confronti della filosofia. Senti Gigi, tu che studente sei stato e c'è una cosa che rimpiangi di quel periodo? Di aver studiato poco. Non sono stato uno studente che ha studiato tantissimo, però sono stato uno studente attento a tutto quello che succedeva intorno a me. Sono stato uno studente diviso in varie fasi della mia vita e fino alla terza media ero uno studente modello, cioè uno studente modello poco attivo e molto passivo, recepivo tutto quello che mi veniva detto ed ero molto disciplinato anche a scuola. In quarta ginnasio una classe mista in un certo senso influito anche sul mio modo di essere. Ho studiato di meno ma ho capito di più della vita, infatti sono stato rimandato latino e greco. In quinta ginnasio già meglio, sono stato rimandato solo in italiano. Primo, secondo e terzo liceo classico sono stato bravissimo, 7, 8, 9. E quando si dice
rimandato, io nell'anno nel quale sono stato rimandato in quarta ginnasio ho avuto un professore bravissimo che mi ha insegnato durante l'estate il latino e il greco, me lo ha fatto amare e io tutto poi il percorso fino al terzo liceo sono stato con quelle nozioni e con quelle cose che mi aveva regalato il professore e ho imparato il latino e il greco. Gigi, noi stasera parliamo di inerzia. Esattamente. Che cos'è per te l'inerzia? Beh, io l'ho avuta poca, la conosco poco l'inerzia. Mm. Io conosco più l'ozio che l'inerzia. Non so se c'è una similitudine tra l'ozio e l'inerzia, perché io sono sempre in continuo movimento, anche con la mente, poco col corpo. Forse l'inerzia per me rappresenta più un modo del mio corpo di stare fermi. A me piace stare fermi, per esempio, davanti a un bar e guardare tutti gli altri che passano e fare nella mia mente i miei appunti. L'inerzia, come tu hai spiegato anche con le palline, però in un certo senso ti viene attivata dagli altri, da effetti collaterali, come il bicchiere che io ho visto con la pallina. E quindi in quel momento forse gli altri indirettamente mettono in moto e fanno in modo che la mia inerzia diventi movimento, in questo senso. Però proprio l'inerzia, la conosco pochissimo. La tua proprio è un'inerzia in senso fisico, cioè sì. Il tuo corpo, la tua massa, la nostra massa che è dotata di inerzia, tu su quello rispetti perfettamente però, le girate, però la tua mente continua sempre a andare avanti. Se sono inerte e vedo qualcosa che mi attira, l'inerzia viene sconfitta rapidissimamente. Ok. Senti Gigi, io sono curioso di chiederti questo. È un mondo molto diverso ed è molto cambiato quello dei giovani rispetto ai giovani del passato. Tu che consiglio vorresti dare ai ragazzi, ai giovani, che magari soprattutto quelli che non vedono ancora davanti a loro un percorso? Beh, io rubo dalla mia esperienza. Io sono nato in una città di provincia, una piccola città di provincia della Campania, che è Avellino. Mm. Volevo fare il medico, mi sono laureato in medicina, ma volevo fare anche, come dire, essere un protagonista del mondo dello spettacolo. Volevo viaggiare, passeggiare nel mondo dello spettacolo. A 20 anni volevo fare l'attore. Poi ho capito con l'avvento delle radio libere, quindi sono stato in una radio libera, una televisione libera ad Avellino, che volevo fare il giornalista e il conduttore, cioè quello che volevo fare. Però tutte queste cose a me, come a tanti giovani che abitano e che vivono e che nascono per fortuna o per sfortuna in una piccola città, sono sconosciute, non si capiscono. Allora, oggi un po' di più, ma allora, stiamo parlando di 50 anni fa, non si capivano i percorsi per poter arrivare a fare qualcosa. Quindi tu devi prima apprendere, poi non mollare mai, essere molto tenace, determinato, devi avere anche qualche incontro che in un certo senso ti suggerisce qualcosa, quindi la fortuna, ma prima di tutto devi saper fare quello che vuoi fare. Cioè, sono sciocchezze quando si dice che alla fine anche chi non merita vince. No, può vincere una volta, può vincere due volte, ma la terza volta viene sconfitto se tu non sai fare. Perché allora era così, oggi molto di più, perché c'è una competizione enorme, ci sono tanti giovani bravissimi e quindi alla fine per forza deve vincere chi è più bravo, per forza. Hai detto una cosa importantissima, per forza deve vincere chi è preparato, perché la botta di fortuna che te può capitare, te capita la botta di fortuna, ma se non c'è la sostanza cadi come una pianta. Non duri, non vinci e non duri. Questo è importante, quindi lo studio, la preparazione, l'approfondimento e il buttarsi, cioè il vincere l'inerzia. Voglio chiederti una cosa, tu sei sposato da molti anni. Da 5 anni mi sono sposato. Ok, perfetto. Però conosco da 20 anni, quindi 20 più 5, 25. Perfetto, da 25 anni, piuttosto insomma il matrimonio come formalità, però sei insieme alla persona con cui sei insieme da 25 anni. Ed a proposito...